Perché io vado a Rocella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, che è una zona che conosco molto bene, dove una mamma che è natalina, 41 anni, con una bimba di 6 anni, è scomparsa da tanto tempo, perché è scomparsa dal 17 novembre. E pensate che questa mamma, bellissima, la vedete, tutte le mattine si alzava presto, andava a correre per poi tornare a casa, farsi la doccia e preparare la sua bambina per portarla a scuola. Improvvisamente una mattina non è più tornata e quindi stiamo cercando di capire che cosa è successo. Noi partiamo così. Natalina ha 41 anni, il 17 novembre scorso esce di casa al mattino presto, come fa di solito per una passeggiata, ma non vi fa più ritorno e da quel momento si perdono le sue tracce. Come ogni mattina Natalina esce di casa, che è poco distante di qua, e passa davanti a questo bar. Il proprietario la vede, ma non nota nulla di strano. La donna però quello stesso giorno, ma nel pomeriggio intorno alle 16, viene vista qui tranquilla da un altro testimone. Natalina è una figlia di 6 anni, vive con lei, con la madre e con una sorella. Al mattino presto, intorno alle 5:30, ama uscire per fare lunghe passeggiate su questo lungomare, il lungomare di Rocella, ma alle 7 ha sempre premura di rientrare per accompagnare la figlia a scuola. C'è un giallo perché Natalina quella mattina esce con un ombrellino color lilla della figlia. Quell'ombrellino successivamente verrà ritrovato a circa 3 km dal porto in spiaggia. Il telefono di Natalina da quel giorno è spento, non ha soldi e non ha documenti. I familiari ovviamente sono in apprensione. Dov'è Natalina? Perché è andata via di casa? E soprattutto perché non chiama neanche per sapere come sta la figlia a cui è legatissima. E allora Monica Arcadio, proprio lì, in uno dei punti dove è stata vista per l'ultima volta Natalina qualche tempo fa, dacci gli aggiornamenti, poi so che hai anche una testimonianza importante che faremo ascoltare. A te, Monica. Sì, buon pomeriggio Buon pomeriggio. Barbara. Abbiamo sentito ovviamente familiari in apprensione. Ti dico subito però che per il momento i carabinieri, nonostante siano passati ormai quasi 2 mesi, continuano a indagare per allontanamento volontario. Quindi ritengono, almeno per ora, che Natalina si sia allontanata da casa volontariamente. È ovvio che questo, in un certo senso, tra virgolette, consola la famiglia, perché quantomeno hanno la speranza che Natalina sia da qualche parte e magari in questo momento non abbia voglia di parlare con la famiglia. Però magari ascoltandoci si faccia sentire almeno per capire come sta la figlia. Dall'altro lato però la famiglia, io ho avuto modo di parlare a lungo con una delle sorelle, vorrebbe che ci siano degli accertamenti un po' più approfonditi, che quindi anche quella inchiesta, se si dovesse trasformare poi in qualcosa di più ampio, quindi ipotizzare anche un reato, ad esempio il rapimento, possa consentire di fare quegli accertamenti dovuti e più accurati per capire effettivamente che cosa sia successo a Natalina. È così anche perché ricordiamo che Natalina, 41 anni, mamma perfetta, viveva con la mamma e le tre sorelle e la sua bambina. Quindi chi ha rapito Natalina? Che fine ha fatto? Dove è andata a finire? Natalina, anche perché ripetiamo, c'è la bimba che la sta aspettando a casa. Tu hai parlato però con una persona, credo si tratti di un barista, che l'ha vista. Sì. L'ha vista in qualche posto, guardate. Passava di qua per scendere giù in via Marina, andava per le sue passeggiate. L'hai vista anche quel giorno, il 17 novembre, il giorno in cui è scomparsa? Sì, è passata anche quel mattino, scendeva, gli ho mandato un caffè, forse non l'ha bevuto perché aveva premura di andare via. Ti sembrava che andasse di fretta quel giorno? Forse rispetto al solito, sì. La mattina l'hai vista comunque sola, come la Sempre da vedevi in sola, genere? sì, sempre da sola era. Si intratteneva a parlare con qualcuno, ma in modo molto normale, una ragazza tranquillissima. Erano prima delle 6, 6:15, 6:20, ancora buio ovviamente. È l'ultima volta che l'ho vista.
E allora, naturalmente, Monica, qualunque novità, qualunque notizia, ricordiamo anche il nostro numero WhatsApp, per favore, la nostra mail, se qualcuno avesse notizie di Natalina, se Natalina in qualche modo, anche in modo anonimo, volesse darci notizie per darle poi alla bambina, alla mamma, alle sorelle, questo è il nostro, questa è la nostra mail, arriverà anche il numero WhatsApp.